Allora, cerchiamo di capire un po' come funziona il wiki. Allora, noi usiamo Wikimedia, o anche detto MediaWiki, che è la base con cui è stato costruito anche Wikipedia. Questa è una pagina in inglese, ma adesso ve la spiego. Per poter usare questo wiki occorre avere un wiki, ovviamente, ed essere registrato. Per esempio, facciamo un esempio, ecco, noi siamo. Supponiamo di andare in un wiki tipo quello di OpenSimita. Vedete che in alto c'è scritto se sono collegato o meno. Se io non ho un utente, devo crearmelo. Clicco su crea nuovo utente. Adesso io ce l'ho già, vedete? Però se non ce l'avessi, basta che faccio crealo ora. Immetto il mio nome utente, la password, l'indirizzo di email, il nome e facendo creazione nuovo accesso. Lui fornisce la password e di conseguenza con quel nome utente e la password si può entrare. Io adesso entro col mio utente. Entrando col mio utente, lui dice accesso effettuato e in cima compare il mio utente. Essendo come mio utente, diciamo possiamo usare come sandbox la mia pagina. Salazar Stenberg, questa è la pagina. È inizialmente vuota. Lui mi dice che la pagina è vuota, però posso modificare la pagina, cioè inserire delle cose. Modificare la pagina significa entrare in pagina e avere questa, diciamo, scrivania di controllo in cui posso scrivere delle cose. Allora, le cose che posso fare sono fondamentalmente abbastanza semplici, cioè io posso scrivere un testo. Faccio un esempio stupido, giusto per farvi vedere. Allora, il testo che faccio così andrebbe bene. Salvo che poi quando viene visualizzato, io per vedere come viene visualizzato faccio un visualizzante prima. Con visualizzante prima vedete che non si capisce niente, anche gli acapi non sono rispettati. Per fare in modo tale che gli acapi vengano rispettati devo mettere una doppia spaziatura. Allora, se io metto una doppia spaziatura, quando poi andrò a fare il visualizzante prima vedrete che mi ha rispettato già meglio. A questo punto, se io volessi mettere alcune cose in grassetto, metto tre apicetti prima di FASD, e in questo modo FASD dovrebbe venirmi in grassetto. Se ne metto 4, ecco, voi dite come faccio a ricordarmi questo? Basta avere un help, e nell'help qua mi dice che se ad esempio mettessi due apicetti viene in italico, se ne metto tre viene in grassetto e se ne metto cinque viene in grassetto. Vedete qua. Quindi se io voglio in italico, quindi voglio che ASD e SFC vengano in italico, devo metterne due prima e due dopo. Alternativamente, se non mi ricordo questa cosa, posso usare. Posso evidenziare la parte che mi interessa, questa, e poi cliccare corsivo e lui mette automaticamente gli apicetti. Questo si può usare anche per sottolineare, per fare altre cose. Quindi se io adesso ho messo questo, lo voglio vedere, vado in visualizzante prima e vedete che ho in corsivo queste cose. Se poi voglio fare un elenco per punti, quindi andiamo a vedere qua le cose che posso fare. Vabbè, qui dice che si possono firmare con i tilde, 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 ma al momento saltiamo. Vediamo come fare esattamente le sezioni. Le sezioni le facciamo praticamente mettendo dei titoli. Quindi se io dico titolo di tipo 1, vedete che metto all'inizio e alla fine i due uguali. E qui metto due punti, uguale, uguale, titolo di 2. Uguale uguale. Se adesso faccio il preview visualizzante prima, vedete che è venuto un titolo e un titolo. Vengono gestiti anche i sottotitoli, quindi se io metto 3 sottotitolo e qua metto sottotitolo, poi faccio un preview. Tanto, finché faccio il preview non sto lavorando sul testo. Vedete che ho fatto il titolo,
titolo 2 e i sottotitoli ed è comparsa anche la finestrella con la tabella dei contenuti. E questa è una cosa molto importante. Tra l'altro, andando, cliccando qua, mi va automaticamente nel posto in cui devo andare. Poi dicevamo, posso anche fare un elenco per punti. Allora, l'elenco per punti lo faccio con l'asterisco. Quindi se io voglio mettere per punti queste cose, con l'asterisco, questo qui mi verrà riportato per punti. Vediamo, visualizzo anteprime. E vedete che sono elencati per punti. Se io invece voglio che queste cose siano elencate per numeri, basta che gli metto, anziché l'asterisco, in testa, gli metto il diesis, questo, diesis, 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 e a questo punto ho. Ecco, vedete, invece di averlo per punti ce l'ho indicato per numeri. E qui vale anche il discorso che posso anche fare dei sottopunti. Sotto.1, sotto.2. E qui siamo sempre visualizzante prima. Vedete che ho fatto il sottopunto. E qui la cosa fondamentale, posso, quando poi voglio salvare, posso mettere un titolo, quindi esempio di cose semplici. Faccio salvo la pagina e la pagina adesso è salvata. Se io vado sulla cronologia vedrò che è stata salvata da chi in un certo momento. Andando in modifica della pagina posso anche mettere, prima avevo detto che si può mettere tilde 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 tilde, faccio con Alt 126. Facendo tilde, 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 io ottengo, visualizzante prima, una firma, vedete, Salazar Stenberg, che può essere utile. Mi sembra che se metto 4 tilde si ottiene una cosa in cui Salazar Stenberg è messa con data e ora, e mi sembra che con 5 tilde ci sia proprio un hyperlink. È solo la data. Oh, ci sarà. Aspettate un attimo che vedo. Tre tilde, vabbè. E poi ci sono tutta una serie di altre cose che si possono fare che vedete qua. A me interessa soltanto farvi vedere, fondamentalmente per questo primo impatto, ancora la possibilità di fare un testo tipo un programma. Che sia una citazione. Allora si può fare in due modi, o facendo uno spazio prima, quindi linea 1, linea 2, linea 3, e in questo modo questi diventano una forma di citazione. Ecco, vedete, la citazione viene ottenuta praticamente con questo tipo francobollazione. Oppure, in realtà, una cosa ancora più semplice, questa è quella di mettere pre e pre, e in questo caso non c'è bisogno di mettere lo spazio. E a questo punto, quando salviamo la pagina, si sdegna di salvarla. Ok, vedete che abbiamo ottenuto lo stesso effetto. Allora, e con questo, e potendo leggere, diciamo, o potendo vedere queste cose, quindi vedete le cose che possiamo ottenere, abbiamo visto praticamente le parti di formattazione più semplici. Alla prossima volta per le altre cose.